Buongiorno, finalmente siamo tornati dopo un lungo periodo di piogge, mali di stagione, lavoro soprattutto. Oggi facciamo un giro per sgranchire le gambe e ringraziamo chi ci ha consigliato questi sentieri. Stiamo parlando dei sentieri sopra Chiavari. Uno di voi giustamente ci ha segnalato che c'è stato un bel lavoro di recupero di questi percorsi e quindi oggi andiamo a scoprire uno di questi percorsi, non molto impegnativo, sono circa 350 metri di dislivello per circa 7 km e mezzo. Poi però, come al solito, vi daremo tutti i dati precisi, ve li scriveremo qui sotto e ve li daremo alla fine del video. Stiamo parlando dell'anello delle tre frazioni, un percorso molto interessante che toccherà tre frazioni appunto di Chiavari, Magena, Campodonico e Sanguineto. Abbiamo seguito, una volta usciti dal casello di Chiavari, le indicazioni per il palazzetto dello sport. Ecco la rotonda dove abbiamo parcheggiato. Siamo in via San Pier di Canne, Case Sparse. E di fronte a noi, dove vedete Cabruzzi col suo cappellino di lana fatto a mano dalla nonna, ecco qua. Il segnavia, vedete, ce ne sono diversi. Noi seguiremo per il nostro percorso il triangolo rosso vuoto. Vedete il rio Campodonico? Noi passiamo in questo cancello, entriamo dentro e proseguiamo. Quindi, semplicissimo, ci teniamo il palazzetto dello sport sulla sinistra e continuiamo a seguire il segnavia. Tra poco cominceremo a salire e ci metteremo in un paesaggio molto rurale che poco ha a che fare con questo inizio più urbano. Continuiamo a costeggiare il rio. Freddino, no? Oggi siamo vestiti a strati, si vede. Eccoci qua. Qui ovviamente, essendo un anello, avete due sensi di percorrenza. Da una parte, verso destra, andate prima verso Magena e percorrete l'anello in senso antiorario. Noi lo percorreremo in senso orario. Incontriamo un antico mulino e noi proseguiamo sempre lungo il rio. Tutte quelle che abbiamo incrociato che andavano sulla destra erano strade private ed è ben segnalato, quindi il primo bivio rilevante è questo qua. Vedete il segnavia in terra? Andiamo sulla sinistra, è segnato Sentiero Comunale Campodonico. Cominciamo a vedere i tipici muri a secco di questa zona e i terrazzamenti. È zona, come potete vedere, di uliveti. Qui il nostro segnavia che ci segnala questa scaletta. Arriviamo a questa cappelletta e proseguiamo sempre sulla sinistra. Ci sono diversi segnavia. Se siete in dubbio, basta fare due passi, 2 metri avanti, trovate l'indicazione. Arriviamo subito a questo angolino davvero carinissimo. Proseguiamo verso il ponticello sulla sinistra. Oggi abbiamo fortuna perché siamo in stagione invernale, dopo tante piogge e anche un po' di neve, quindi il rio è bello pieno.
E qui ci indicano la scalinata dei passaggi. Ci attendono 900 gradini circa per salire su e quindi ci divertiremo un po' e cominceremo a scaldare un po' i muscoli. Anche se è un percorso breve, però ci scaldiamo. Guardate che sapore antico hanno queste vie, circondata dai muri a secco, vedete a destra e a sinistra questa antica scalinata che serviva sicuramente per il passaggio di animali, persone e i collegamenti tra le varie zone sopra Chiavari. La pendenza è ben decisa, ci addentriamo in questo bosco a prevalenza di leccio. Quercus ilex è una specie che, pur appartenendo al genere Quercus, quercia, rimane sempre verde, mentre le sorelline del genere Quercus, le roveri, roverelle, perdono le foglie. Come vedete, le troviamo tutte a terra. Guardate l'imponenza di questi muri a secco con i terrazzamenti per gli ulivi. Anche qui, come vedete, l'ardesia è indiscussa protagonista. Per chi se lo fosse perso, c'è il nostro video sui sentieri delle portatrici di ardesia a Lavagna, l'ultimo che abbiamo pubblicato prima di questo. Abbiamo incrociato la strada un paio di volte, come vedete le indicazioni sono chiarissime, quindi niente da segnalare. Guardate che meraviglia questo muro a secco frangivento, con che maestria è stato costruito e sopravvive allo scorrere del tempo. Arrivati in cima alla scalinata dei passaggi, proseguiamo. La vista sul mare dalla cappelletta di San Bernardo, ormai siamo arrivati a Campodonico, è davvero incantevole. E qui è riportato un fatto curioso. Il 23 maggio del 1928, durante la funzione serale, il fulmine scaricatosi sul campanile con terribile schianto penetrava nella chiesa. Dio volle incolumi tutti presenti. Abbandoniamo questo luogo incantato e proseguiamo dritti. Dietro di noi ci lasciamo la cappella. Proseguiamo seguendo sempre le indicazioni, andiamo verso Sanguineto e poi andremo a chiudere l'anello verso Magena. Come vedete c'è anche l'indicazione per Lanchetta. Da Lanchetta poi, volendo, si può raggiungere Montallegro, ma ve lo facciamo vedere dopo. Thank you.
Come indicato, proseguiamo sulla destra. Questo borgo con i tetti ancora imbiancati dalla neve e il mare subito sotto è un piccolo presepe, un gioiellino. Mi raccomando, quando trovate dei cancelli con scritto apri e richiudi, aprite e richiudete. È sempre importante per evitare la fuga di animali. Poco dopo aver superato il secondo cancelletto, noi giriamo sulla sinistra, vedete subito le indicazioni. Lasciamo i sentieri, come vi dicevo, per il passo dell'Anchetta e per Montallegro e proseguiamo dritti. Ecco qua le indicazioni per il nostro ritorno, Sanguineto e Magena. Questo tratto a mezza costa, più o meno in piano, che congiunge Campodonico con Sanguineto è davvero magnifico in mezzo al bosco e vedete che scorci pittoreschi che si aprono sulla nostra destra. Eccoci arrivati alle varie indicazioni, a questa seconda colonnina subito dopo si palesa il nostro percorso. Ecco qua, vedete l'indicazione sempre del triangolo per Sanguineto, Magena, San Pier di Canne. Quindi noi proseguiamo sulla destra, è l'estremo sentiero a destra. Stiamo procedendo in questi meravigliosi uliveti, ci sono questi terrazzamenti davvero imponenti, guardate che meraviglia. Le indicazioni sono molto chiare, per cui non vi stiamo a dare troppe indicazioni, come sempre noi caricheremo la traccia GPX nel box informazioni sotto al video caricato su YouTube. Mi raccomando, seguite sempre meticolosamente le indicazioni. Vedete qua c'è una piccola svolta sulla sinistra, risaliamo un pezzettino, poi ricontinueremo a scendere, ma stiamo passando proprio in mezzo alle case. Ecco, noi veniamo da questa strada asfaltata e proseguiamo dritti di fronte a noi verso la chiesa. Stai chiamando un gattino? Due gattoni. Poco prima della chiesa vedete l'indicazione ad angolo che ci segnala il fatto che dobbiamo scendere
verso San Pier di Canne. Quindi, lasciata la chiesa di Magena, di San Martino, cominciamo la ultima discesa su questa scalinata, anche questa sempre una scalinata dal sapore antico, un percorso che in parte costeggia, vedete, il fianco dell'altura e ci riporterà a chiudere l'anello. Abbiamo fatto un pezzettino di asfaltata, vedete qui stanno facendo dei lavori, però di qua si passa, quindi presumiamo non ci siano problemi. Proseguiamo sempre seguendo il nostro triangolo rosso. Era veramente un tratto brevissimo, vediamo che da qua c'è il cartello come se non si potesse passare. Quindi evidentemente per questo tratto è meglio evitare, fare un'alternativa, ma adesso il video lo stiamo registrando a metà gennaio, ci auguriamo che questi lavori finiscano presto, è veramente un tratto molto breve. Noi siamo passati ignari di tutto perché sembrava che si potesse passare dall'altra parte e era spostato il palo, però insomma sappiatelo, ecco. Concluso questo piacevolissimo anello sopra Chiavari. Secondo noi vale davvero la pena, è un anello semplice, non stancante, anche se occhio a non sottovalutare troppo la salita perché la scalinata in realtà fa tutto il dislivello tutto insieme. Stiamo parlando di circa 350 metri di dislivello per una lunghezza totale di circa 7 km e mezzo. Come al solito vi scriviamo tutto con precisione qui sotto. Qualora faceste l'escursione in questo periodo, l'ultimissimo pezzettino, che è quello interessato per ora dai lavori, di cui noi non eravamo consapevoli, in realtà volendo può essere aggirato proseguendo sulla strada principale. Quanto ci abbiamo messo? Abbiamo impiegato con il nostro passo circa 2 ore e mezzo, escluse le pause, però considerate che come sempre il passo è molto soggettivo. Il sito del comune di Chiavari indica 3 ore circa di percorrenza. Noi ci vediamo alla prossima camminata di Per Valli e Monti. Ciao!